Una prova di forza da grande squadra, la classica vittoria scudetto. Il Napoli di Luciano Spalletti espugna lo stadio olimpico di Roma, espugna la capitale, batte 1-0, vittoria di misura contro la Roma di José Mourinho nel big match indiscusso di questa undicesima giornata di campionato. Sono 11 vittorie consecutive per la formazione partenopea tra campionato e Champions League alla vigilia del match che potrebbe regalare addirittura il primato assoluto in Champions League contro gli scozzesi del Rangers mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona. 7 vittorie consecutive nel campionato, un primato che questa sera si rafforza nei confronti del Milan, campione d'Italia, a più 3 sul Diavolo, addirittura a più 5 su Lazio e Atalanta. Ragazzi, una vittoria davvero molto molto importante, una prova di maturità. Questa sera il Napoli è riuscito a superare il primo scoglio scudetto, il primo vero test crash superato a pieni voti, grazie ad una magia, grazie ad un gol straordinario, grazie ad una vera e propria magia firmata Victor Osimhen. Terzo gol consecutivo dal rientro dopo il sigillo contro l'Ajax in Champions League, dopo il gol che ha completato una serata indimenticabile domenica scorsa allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna di Thiago Motta. Una partita non semplice, 3 punti portati a casa con il brivido, una 3-2 molto complicato, alla fine dei conti ci pensa sempre Victor Osimhen. Questa sera sul lancio lungo dell'appena entrato ex di turno Matteo Politano riesce a resistere alla carica, alla difesa, alla pressione di Chris Smalling e poi lascia partire un tiro pazzesco, un tiro clamoroso, una diagonale sul quale Rui Patricio può solo osservare il pallone oltrepassare la linea di fondo. Un gol straordinario, un gol davvero bomber, davvero attaccante, davvero rapace d'aria. Andiamo però anche a parlare dell'episodio che ha caratterizzato il primo tempo, al 38esimo il contatto tra Dombélé e Rui Patricio con Irrati che prima decreta la massima punizione, decreta il calcio di rigore poi negato con l'intervento del VAR. Un primo tempo avaro di emozione, avaro anche di grande chance, una per la Roma, il decimo sull'asse Camara-Abram, partita negativa. Ecco, era il confronto anche tra Tammy Abram da una parte, Victor Osimhen dall'altra. Ecco, questo confronto lo ha stravinto, lo ha portato a casa il bomber nigeriano ex Lille. Una serata davvero molto negativa che è terminata all'incirca all'ora di gioco con l'entrata del Gallo Belotti, che però purtroppo non ha inciso per la formazione di José Mourinho. Dopo 3 vittorie consecutive, dopo la sconfitta subita proprio qui all'Olimpico di misura con il guizzo firmato da Scalvini contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini, un'altra battuta d'arresto molto grave per quanto riguarda i sogni di alta classifica, i sogni di emergere tra le grandi del nostro calcio per la Roma di José Mourinho, che si staziona al quinto posto a quota 22 punti in classifica. Inter e Juventus quindi possono comunque dormire in questo momento sogni tranquilli perché la lotta per l'Europa League è sempre più accesa in questo momento. Ragazzi, purtroppo, come detto, dopo la chance capitata ad Abram al decimo minuto, grande chance dopo l'episodio che abbiamo parlato del calcio di rigore negato al Napoli per l'intervento sulla palla, ma anche sull'uomo nei confronti di Dombélé da parte di Rui Patricio, interpretazione abbastanza singolare, mi verrebbe da dire,
di questo episodio. Arriviamo al minuto numero 44 con il grande intervento di Rui Patricio, che è stato sicuramente l'elemento su cui Mourinho ha basato la propria retroguardia, perché al 44esimo grande intervento di Rui Patricio su Irving Lozano, e ad inizio ripresa è ancora l'attaccante messicano ex PSV Eindhoven a richiamare l'attenzione, a richiamare le mani di Rui Patricio con un'altra grande occasione sull'asse Oliveira Irving Lozano. Grande intervento difensivo di Chris Smalling su Kvaratskhelia in contropiede sull'asse Zielinski-Kvaratskhelia, e poi arriviamo poi ad un altro contropiede, questa volta gestito da Victor Osimhen con Irving Lozano diagonale, che esce davvero, che sibila sul palo di Rui Patricio, ma alla fine dei conti in un contropiede, in un'azione che ha portato allo strapotere fisico Victor Osimhen. Osimhen non sbaglia, Osimhen resiste alla carica difensiva, alla marcatura di Chris Smalling, e poi riesce a liberare quel destro di prima intenzione che batte Rui Patricio e che regala tre punti fondamentali per il sogno scudetto, per il sogno tricolore, per il Napoli di Luciano Spalletti. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!